Una vittoria alata, un volo e uno slancio verso l'alto, un movimento sinonimo di potenza, un omaggio alla realtà industriale faentina. È stata ufficialmente inaugurata sabato 5 maggio l'ultima opera installata all'interno del Museo all'Aperto della città, la Nike di Mirta Carroli, già da qualche tempo collocata nella rotonda all'intersezione tra via Risorgimento e via Malpighi, una delle vie maggiormente percorse dalle auto, al termine di un lungo rettilineo, quello di via Risorgimento, dedicato interamente all'arte contemporanea. Alta 6 metri, realizzata in acciaio Corten, l'opera ha un significato ben augurale. Questa Nike che viene appunto dal mondo cioè l'idea dal mondo classico della vittoria alata, quindi in qualche modo ci sono queste ali che poi vanno rivolte verso il centro della città. È una scultura di tipo ovviamente contemporaneo, di grande sintesi, di grande impatto e di poche però sentiti movimenti dal punto di vista proprio plastico, per cui c'è questa idea del movimento verso l'alto e nello stesso tempo un movimento in potenza. Quindi quest'idea che la scultura possa avanzare, possa muoversi in qualche modo, cioè non è statica e va vista nei 360 gradi, appunto nella complessità della rotonda. Anche questo è un valore aggiunto, ma soprattutto perché questo territorio è particolare e ha grandi, diciamo così, anche attenzione, amore verso il contemporaneo e verso le opere che vivono proprio all'esterno. Un riconoscimento e anche una gioia poter inserire una scultura così grande nel territorio.